Agli inizi della storia del cinema, un rivoluzionario incontro tra una donna e una macchina da presa. Mario Franco è un regista che non si separa mai dal suo cappello, come dalla sua mediateca, frutto di 50 anni di appassionata attività cinefila. Ospitata in un'ala del Museo Partenopeo Casa Murra, tra le mille chicche c'è una più unica che rara copia in 16 mm del film Santa Notte, girato nel 1938 dalla regista salernitana Elvira Notari, la prima regista italiana, antesignana del neorealismo. E questi giorni che profumano di mimosa sono giorni giusti per conoscere una donna artista e imprenditrice, una donna coraggiosa che non si fece intimorire dai fascisti d'un'epoca quando le donne dovevano essere mogli, mamme e sottostare a ogni sfumatura del nero. Ecco, queste sono le scene finali del film Santa Notte, che probabilmente è uno dei film più famosi o comunque tra i pochi che ci sono rimasti di Elvira Notari. Elvira era un personaggio particolare, molto forte, per esempio i suoi collaboratori la chiamavano a carabiniere, nel senso che aveva un bel polso, e questo le consentì, una volta entrata nella famiglia Notari, no? Sposando Nicola, che era un cineoperatore già abbastanza affermato, di prendere in mano le redini della casa di produzione e fondò anche una casa diciamo che fabbricasse attori, una sorta di piccola accademia drammatica, dando più importanza per esempio alla figura femminile, togliendola dalla semplice e scontata immagine della mala femmina per farla diventare anche un'eroina con tutte le sue contraddizioni, le sue ingenuità, ma anche la sua forza. All'inizio sono film popolari tratti da romanzi che venivano pubblicati a puntate sui giornali napoletani, e poi passa al cinema di sceneggiata, cioè al cinema ispirato a una canzone di successo. E in questo modo diventa molto popolare sia fra i napoletani, ma anche fra gli emigrati italo-americani, un tipo di film girato per le strade, per i vicoli. Tutto questo fa pensare al neorealismo. Il regime osteggiava tutto il cinema che facesse vedere la povertà della città di Napoli. La Notari fu una delle più maltrattate da questo punto di vista, anche perché era una donna e quindi era due volte colpevole, perché faceva vedere i mali di Napoli e perché come si permetteva invece di accudire i figli a fare dei film? Beh, in tre minuti non abbiamo raccontato tutto, ma tanto, no? Sì.